Questa è la casa dei Calì, nel Bronx, a New York. È la mattina di un giorno qualsiasi. Quasi ora di scuola per le due figliole di Fanny e di Salvatore. La più grande, Anna, fa il secondo liceo. L'altra, Ellen, la terza elementare. Quest'ultima percorre a piedi ogni mattina la distanza che la separa dalla scuola. Ma Anna non potrebbe fare altrettanto perché non può camminare. Vittima della poliomielite, è confinata in una sedia da 7 anni. Ma nonostante questo, la sua vita e quella della sua famiglia mantengono un ritmo quasi normale. Ogni mattina, accompagnata dalla mamma, Ellen esce per recarsi a scuola. Ma anche Anna va a scuola pur senza muoversi di casa. È la scuola che viene a lei attraverso la radio. Le lezioni in programma oggi sono di biologia e di storia. I libri sono pronti. Si comincia alle 9. Oltre alle lezioni per radio, ci sono per Anna e per tutti i giovani nelle sue condizioni quelle trasmesse per televisione. Sono corsi di orientamento e di insegnamento scientifico. Anna, che vuol dedicarsi alle ricerche di laboratorio, è molto interessata alla lezione di fisica che è in programma oggi. Assistervi per televisione è quasi come essere presente. Bert, I'm going to take this pump, and this pump actually draws air out of the can. It doesn't pump it in, but takes it out. Now, when I draw the air out of this can, what will be in the can, Bert? Nothing. Nothing at all. All right, what's all around the can, Bert? Air. All right, now, if we take the air out of the can, leaving the air all around the can, what do you think will happen? Well, the can should collapse. Why do you think it'll collapse, Bert? Well, because there's nothing in it, and the pressure from the outside will just push, and there's nothing to stop it, so it'll collapse. Well, let's try it. If your theory's right, it should collapse. Here goes. Infine, per completare e controllare quanto Anna ha appreso in questo modo, dei professori vengono a trovarla 3 volte la settimana. Alla fine del corso, nella stessa epoca e con le stesse modalità degli altri studenti, Anna sostiene gli esami. Così ella partecipa in pieno agli studi e alla vita delle sue compagne. Ancora un anno e finito il liceo comincerà l'università. Anna potrà continuare e completare i suoi studi anche se la sua infermità non le ha permesso di recarsi a scuola. È stata la scuola che è venuta a lei. Molti americani dicono di New York: è una gran bella città, ma non ci vorrei vivere. Eppure 8 milioni di persone ci vivono e tra di esse quasi 250.000 portoricani. Più polacchi che in qualsiasi città, tranne Varsavia. E solo a Dublino gli irlandesi sono in maggior numero. Fra le tante strade dove i turisti capitano di rado, c'è tutto un quartiere dove si parla più facilmente il siciliano e il napoletano che non l'inglese. La gente che ci abita è quasi tutta di origine italiana. È l'ora di uscita dal lavoro e dalla scuola e c'è molto fermento in giro perché è stata organizzata una tradizionale festa di Rione. Si comincia con la sfilata, marziale e religiosa al tempo stesso. Ogni Rione ha il suo santo protettore ed è in suo onore che la chiesa parrocchiale o altre associazioni organizzano queste feste. Questa manifestazione è dedicata alla Madonna della Grazia. Ma oltre al suo carattere religioso, una festa rionale è sempre una buona occasione per fare un po' di chiasso. Migliaia di luci illuminano le strade in festa
e i visitatori accorrono da ogni angolo della città e si uniscono all'allegria generale. Questo ragazzo che cerca di arrampicarsi sull'albero della cuccagna potrebbe anche un giorno diventare sindaco. Molti uomini politici di New York sono di origine italiana. Chi ha detto che New York è una città fredda e ostile? Avete fame? Lo zucchero filato piace anche qui. Venditori improvvisati lungo il marciapiede offrono tutte le specialità italiane. Ma a un certo punto anche serate come questa hanno termine. I vecchi sono stanchi, i più giovani sono già addormentati. La bella festa è finita. Nei pascoli del Far West è stata sviluppata una razza speciale di cavalli, quella dei cavalli da cowboy. Si tratta di animali più forti e più pesanti dei puro sangue, particolarmente veloci su percorsi brevi. Ecco perché vengono fatti correre solo nelle gare dei 400 metri. La loro preparazione è identica a quella dei normali cavalli da corsa. I fantini che li montano sono dei veri esperti, come i grandi fantini internazionali. Molti di essi sono messicani e indiani. In passato, gli allevatori, spesso a corto di contanti, arrivavano a scommettere tutto ciò che possedevano in gare improvvisate come questa. I cavalieri usavano cavalcare senza sella e redini, riuscendo ugualmente a mantenere un perfetto controllo dell'animale. Come pista sceglievano il più vicino tratto di terreno pianeggiante. Allora non esistevano i mossieri. Prima di scattare, i due cavalieri continuavano per un pezzo a chiedersi l'un l'altro se fossero pronti, cercando intanto di assicurarsi un lieve vantaggio iniziale. Usate oggi per queste corse sono piccole ma moderne. Vi si possono allineare al massimo 6 cavalli. Gli spettatori arrivano dai ranch più vicini, anch'essi a cavallo. La distanza di questa gara è ancora più breve del solito, solo 200 metri. I giudici dovranno tenere gli occhi bene aperti per decidere a chi assegnare la vittoria. Ecco, sono partiti. È in questi brevi percorsi che si nota l'importanza delle rapide partenze. La docilità, la sicurezza e la versatilità del cavallo da cowboy rispecchiano le virtù tradizionali del vecchio West americano.